Abbiamo già nella zona del Castionese l'arrivo di parecchi ettari di vigneti, per cui quello che abbiamo fatto in questi mesi è quello di sottoscrivere e redigere una petizione che chiede ai cittadini bellunesi di sostanzialmente firmare una sottoscrizione che riguarda e richiede l'applicazione da parte dei comuni interessati, tra cui il comune di Belluno, anche di un regolamento di polizia rurale che regoli l'uso di fitofarmaci nel nostro territorio e soprattutto vada a vietare quelli che sono cancerogeni per la salute. Questa petizione sta andando molto bene, sta avendo un successo perché è già in poco meno di 3 mesi è già stata sottoscritta da oltre 3.000 cittadini, per cui forti di queste firme che abbiamo già raccolto, vogliamo chiedere al Comune di Belluno e in primis al Sindaco di Belluno, in quanto portatore, diciamo, responsabile della sicurezza e della salute pubblica dei cittadini bellunesi, vogliamo chiedere che si apra un dibattito pubblico e partecipato con i cittadini per andare a redigere questo regolamento di polizia rurale. Quello che vediamo e quello che stiamo mappando nei territori del Castionese è un avanzare dei vigneti. Di fronte a questo pericolo chiediamo quindi al Comune di accelerare sostanzialmente e di aprire una discussione pubblica con noi, con i cittadini, rispetto alle politiche agricole che il Comune di Belluno intende portare avanti, ma soprattutto come vuole e pensa di poterle regolare. Durante gli incontri organizzati possiamo avvalerci di personale dell'ISDE, che è la Società Internazionale dei Medici per l'Ambiente, i quali hanno messo in evidenza come la normativa nazionale e a scendere non sia forse calzante rispetto a quelle che sono le esigenze, per esempio, di fasce più deboli come i bambini, come gli anziani, sì, e via dicendo, certo. Per cui i limiti sono calcolati su persone, su adulti di 70-80 kg e in ogni caso si è appreso proprio da studi recenti come sia il mix di tante sostanze che vengono monitorate invece singolarmente ad essere straordinariamente pericoloso e come invece studi recenti hanno messo in evidenza che anche quantità bassissime di queste sostanze producono effetti. Allora, il percorso noi lo abbiamo già avviato, nel senso che la Commissione ha già fatto 4-5, adesso non ricordo, incontri. Lo ha fatto con uno spirito assolutamente aperto e collaborativo, ha fatto l'audizione anche in terre bellunesi, ha fatto poi anche le audizioni, contrariamente a quello che era successo in passato in altri luoghi, ma non perché gli altri siano stati meno bravi di noi, ma perché noi, arrivando dopo, possiamo usufruire dell'esperienza degli altri, insomma, per fare dei passi in avanti. Abbiamo anche avviato un approfondimento sia con l'ARPAB sia con la ULS per non recepire esclusivamente quelle che sono le nostre idee, istanze, proposte, eccetera, ma vedere poi dopo incrociarle anche col punto di vista tecnico di chi si occupa di questo dal punto di vista professionale, perché ovviamente nessun consigliere comunale, compreso sottoscritto, ha la più pallida idea e la competenza per poter dire che questo è molto pericoloso o questo meno. Tutti leggiamo su internet, vediamo blog, vediamo newsletter, però ci sono anche cose molto contrastanti fra loro, quindi abbiamo ritenuto anche di attivare gli organi competenti. Sono venuti su da Padova, come saprete, gli esperti, quelli dell'ARPA, che si occupano di queste cose, sono venuti quelli dei servizi igiene degli alimenti di Belluno. So che la commissione si riunirà a breve per esaminare, se non ho capito male, in parallelo la proposta di terre bellunesi con la proposta di altri di un regolamento che già esiste in Valbelluna e un altro che esiste nel Trevigiano, sostanzialmente per fare una comparazione, cercando di approfondire il tema passando dalla acquisizione di informazioni a una proposta di tipo operativo, sostanzialmente. Credo che questo lavoro qui verrà fatto più o meno nel mese di ottobre, cioè l'idea è circa entro l'anno arrivare a conclusione di un processo di formazione di una regolamentazione ad hoc. Anche perché l'importante è arrivarci per la primavera, per essere chiari, insomma, nel senso che prima, adesso la fretta purtroppo ormai è passata all'estate, la primavera è minore, insomma l'idea è arrivare alla prossima primavera dotati di uno strumento di regolamentazione che quindi consenta un equilibrio corretto fra la possibilità di sviluppo economico basato sull'agricoltura e contestualmente ovviamente il rispetto assoluto di ambiente, natura, salute, cioè quindi trovare un punto di equilibrio per entrambe le cose. Quindi la commissione renderla pubblica.
commissioni sono, insomma, ci si può assistere alle commissioni quando non si richiede, di solito non c'è problema.